Sicuramente molti di voi sapranno che la vita artista non è per niente una tra le vite più facili da gestire. Per carità, ci sono state persone che, ancora prima di avere una carriera ufficiale d'artista, hanno dovuto superare tantissimi sforzi, tantissime ore e ore di gavetta per arrivare ovviamente dove sono arrivati adesso. Alcuni artisti, che ovviamente nel passare del tempo, nella loro carriera musicale, hanno avuto il successo per pura fortuna. Marrakesh si può dire che non è per niente uno che ha avuto successo per pura fortuna, diventando ovviamente uno tra gli artisti del rap italiano più conosciuti, più affermati e allo stesso tempo uno tra i più rispettati. Sì, molti di voi sapranno che dal 2016 fino al 2019 ci sono stati molti, molti imprevisti che ovviamente hanno fermato la sua vita lavorativa come musicista. Grazie a Dio, il buon Marrakesh nel 2019 ha fatto uscire Persona, un album che non si può dire per niente che sia commerciale, che ho citato anche in questa top 10 che voi trovate qua sopra nelle schede, dove io mostravo i miei 10 album preferiti del 2019. Non vi spoilerò dove ho messo Persona in questa top 10, basta soltanto andare a cliccarci sopra. Infatti in questo video parleremo appunto di questo, di Persona di Marrakesh, perciò mettetevi comodi e godetevi il video. Riascoltandolo più e più volte, posso solo che ritenermi d'accordo con tutte le opinioni dei fan e dallo scrittore in questione. Si tratta di un disco molto molto intimo, che già dal titolo ci fa pensare effettivamente che cosa ci sarà all'interno di questo disco. Tra l'altro, già annunciato da Marrakesh ancora prima dell'uscita del disco, un confronto diretto tra Marrakesh e Fabio Rizzo, scoprendo praticamente dopo anni e anni di carriera la propria identità, che verrà raccontata pian piano in tutte quante le tracce del disco. Tracce che verranno intitolate con gli organi del corpo umano, o perlomeno le parti più importanti del corpo umano. Effettivamente questo discorso può anche essere detto la traccia da buttare il cazzo. Effettivamente, ragazzi, prendete anche un po' in considerazione quello che vi sto dicendo, perché nel suo piccolo anche il cazzo ha un suo perché all'interno del corpo umano, ok? Il disco è finito. I brani rappresentano parte del mio corpo. Sono fatti di carne, fatti di ossa, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio, in condivisione da tempi. Non è la prima volta che li vedete insieme, è la prima volta che Marra e Fabio si parlano. È l'unica in cui sarò io a raccontarlo. Tornando al discorso di prima tra personaggio e persona, probabilmente questo incontro diretto, metaforicamente parlando, erano dovuti ovviamente ai 3 anni di riabilitazione, creando così una sottospecie di ricerca, di riscoperta di quello che è veramente Marrakesh e di quello che tutti sono abituati sia a vedere che a sentire. Ovviamente, come negli altri progetti, Marrakesh, il nostro Fabio, non si troverà da solo, creando così una sottospecie di viaggio indietro nel tempo. Come se volesse tornare alle origini, riuscendo a portare gran parte della nuova scuola a quello che era il vecchio stile di rap. Ma con stile di rap non si parla soltanto a livello di musicalità, ma si parla anche come stile di vita, che in pochi possono riuscire ad intraprendere, dato che tanti anni fa si viveva diversamente, sia musicalmente che civilmente. E questo viaggio nel tempo probabilmente lo possiamo anche intravedere grazie ai tanti sample presi, per citarne uno, quelli che ben pensano, storica canzone del rap italiano, del rapper Frankie iEnergy MC. Voi invece cosa ne pensate di questo disco? Scrivetemi sotto nei commenti la vostra opinione, lasciate un like, condividete e iscrivetevi. E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video, qui da World of Music è tutto. Ciao!